centinaio di persone perché nonostante dal punto di vista territoriale sia un'area molto vasta, naturalmente le frazioni in oggetto non sono molte. Un problema all'erogazione dell'acqua potabile sta interessando i comuni con le rispettive frazioni di Pulfero e Savogna nelle valli del Natisone, che ha costretto il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale a provvedere con la distribuzione alla popolazione di sacchetti di plastica contenenti 3 litri d'acqua potabile a uso domestico cada uno. Questi sacchetti sono ad esclusivo uso alimentare. Esclusivo uso alimentare. C'è tutto scritto comunque, c'è stampigliato, viene stampata la data di produzione, ok? E c'è scritto validità 10 giorni, nel senso è una data di scadenza. Viene la... La lampada UV serve per sterilizzare il materiale, ma questo è esclusivo uso per questa macchina, non ha altri utilizzi. Alla base dello stop al consumo dell'acqua, la presenza di idrocarburi che hanno inquinato la sua potabilità. L'allarme è scattato già martedì con i sindaci, una volta informati, che hanno emesso l'ordinanza di divieto a uso alimentare, mentre per il resto si segue le disposizioni della stessa. Il consorzio, per voce del suo presidente, Salvatore Benigno, spiega ai nostri microfoni tutta la procedura intrapresa e l'utilizzo della macchina insacchettatrice che in pochi minuti produce una quantità sufficiente utile a servire in tempo zero la popolazione colpita dall'emergenza. In questo momento abbiamo l'ennesima fornitura di sacchetti pronto uso, è un kit con un protocollo di emergenza che in queste situazioni parte immediatamente per cercare di alleviare il più possibile questa situazione di disagio da parte dei cittadini. Sono in corso le analisi per capire cosa è successo, penso che nella prossima settimana avremo un quadro ben definito, comunque quello che è importante è che il fenomeno è sotto osservazione e soprattutto c'è stata una pronta e immediata reazione rispetto alle segnalazioni che sono pervenute.